Il giorno successivo alla celebrazione del Sacro Cuore di Gesù, la bella chiesa arcipretale di Santa Maria del Carmine di Rovereto ha ospitato una messa solenne dedicata al beato Antonio Rosmini, uomo di fede, filosofo e grande conoscitore dell'animo umano. Ad accompagnare il rito, officiato dal parroco Don Enrico Finotti ed alcuni padri rosminiani, è stata la melodia del coro liturgico Beato Antonio Rosmini. A dirigere gli artisti è stata la sapiente ed energica mano del maestro Luciano Gardumi. Questo gruppo, fondato nel 2009, vanta già una notevole esperienza in campo artistico ed annovera tra le sue file talenti come il solista Stefano Miori o Raffaele Bertè alla tromba. In questo tardo pomeriggio d'estate, la buona musica ha accompagnato la celebrazione eucaristica, trasmettendo calore e forti sensazioni. Ma perché ricordare il beato Antonio Rosmini proprio in questo giorno? E quale legame esiste tra di lui e questa parrocchia? A queste e ad altre domande ci ha risposto Don Enrico Finotti. Ma innanzitutto il beato Antonio Rosmini è l'unico santo roveretano, diciamo santo ma comunque beatificato, e quindi è giusto che oggi la città ne celebri la memoria. Del resto però la chiesa di Santa Maria deve molto al beato Antonio Rosmini, perché nel 1820 curò che questa chiesa venisse dedicata e qualche giorno dopo, il 2 luglio, ricevette qui l'ordine del diaconato. E per di più i suoi familiari, i suoi antenati sono sepolti qui, vediamo la lapide tombale, quindi è una chiesa rosminiana, fa parte anche dell'itinerario che i padri organizzano sui luoghi rosminiani.